Morgari Luigi nasce a Torino il 1 gennaio 1857. Fu allievo di Enrico Gamba e Andrea Gastaldi all'Accademia Albertina. Collaborò per lungo tempo con il padre Paolo Emilio e lo zio Rodolfo alle arti decorative, attività caratteristica della famiglia Morgari. Si dedicò a composizioni di soggetto profano e religioso. Fu anche accurato verista e buon colorista. Fu soprattutto un affrescatore ed ha lasciato numerosi dipinti in numerosi santuari, cattedrali e chiese. Nel 1922 affrescò la parrocchiale di Cortazzone con un San Secondo a cavallo e sulla volta San Siro benedicente il paese. Tra tutti i suoi interventi spiccano gli affreschi della Basilica Romana Minore di San Nicolò a Lecco realizzati tra il 1925 ed il 1928. Morgari Luigi si spense a Torino il 1 gennaio 1935.